Bentrovati a tutti da Luca Angelini. Dunque ancora l'Africa a tener banco sul campo euro-mediterraneo. Lo notiamo con questo ammasso nuvoloso risalito recentemente dalla Tunisia, inserito in un minimo di bassa pressione che ora viaggia verso la regione balcanica. Una nuova debole perturbazione in arrivo questa notte sull'Italia. Poi vedete un campo di alta pressione che tende a sbarrare la strada a questa nuova perturbazione in arrivo dall'Atlantico, ma ci saranno grosse novità nel corso della prossima settimana per via di questo vortice che vediamo appena formatosi al largo della Groenlandia, un nucleo di aria fredda che sprofonderà alla deriva dell'Atlantico, determinando probabilmente un nuovo rialzo della pressione sul campo euro-mediterraneo. Quindi l'anticiclone africano ancora verrà a trovarci nel corso dei prossimi giorni, determinando un rialzo nuovo delle temperature su gran parte delle nostre regioni. Ne parliamo tra poco. Ecco quindi l'artefice del tempo sull'Italia nel corso della prossima settimana sarà ancora lui, l'anticiclone nordafricano puntato con questo promontorio direttamente sulla nostra penisola, stretto tra due ganasce depressionarie. Quella atlantica, vedete, recherà qualche disturbo solo nella giornata di mercoledì a carico delle nostre regioni settentrionali, come vediamo da questa carta della topografia 500 ectopascal prevista per la giornata appunto di mercoledì 13 aprile. Notiamo questo piccolo asse di saccature che potrebbe generare qualche temporale passeggero sulle nostre regioni settentrionali. Ecco la probabilità buona di questa situazione, ma guardate sul resto dell'Italia cosa accadrà. Ecco, questo è il profilo delle temperature decisamente al di sopra delle medie, una situazione di evidente anomalia che si ripete ormai da diversi mesi. Ma andiamo ora a vedere quale sarà il tempo nel corso del prossimo fine settimana. Iniziamo con la giornata di sabato. Due le perturbazioni, come abbiamo detto, una che si allontana e che nella mattinata potrà generare ancora qualche fenomeno sulle regioni di nord-est, una che invece si avvicina da ovest e che darà luogo a qualche precipitazione dalla Sardegna verso il settore peninsulare. Attenzione, nel corso del pomeriggio possibilità di addensamenti cumuliformi lungo le zone montuose con qualche rovescio o temporale possibile. Il tempo più asciutto sulle estreme regioni di nord-ovest, segnatamente Liguria e Basso Piemonte. Passiamo ora allo schema per la domenica con la residua instabilità che ancora insiste sulle estreme regioni meridionali, dove più probabili saranno gli ultimi rovesci. Nubi sparse sul resto d'Italia, soprattutto sulle regioni centrali e nel pomeriggio lungo l'arco delle Alpi. Altrove soleggiato, temperature massime in aumento. Per il momento è tutto, vi ricordo che a breve sarà online la nuova versione del sito Meteobook, vi darò quanto prima tutte le informazioni necessarie per accedervi. Un saluto a tutti, buon weekend e a presto da Luca Angelini.